Per conoscere il database utilizzato dal tuo dominio, ti occorre prima di tutto accedere al tuo spazio web e verificare con quale CMS è stato realizzato il tuo sito. Per farlo, puoi utilizzare il file manager o in alternativa collegarti al tuo spazio web con un client FTP. In questo tutorial ti mostrerò la procedura tramite lo strumento File Manager di Aruba e ti fornirò le indicazioni sui principali CMS, i loro file di configurazione, in cui vengono salvati i dati di connessione al database, il percorso e il nome del file in cui poter recuperare ed eventualmente modificare queste informazioni, che cambiano da CMS a CMS. Ma in ciascun file sono riportati il nome del database usato dal CMS, il nome utente e password utilizzati per accedere al database e l'indirizzo IP del server su cui risiede il database. Per iniziare, collegati all'indirizzo admin.aruba.it. Nei rispettivi campi, inserisci il tuo username Aruba, la relativa password, il codice di controllo mostrato nell'immagine e accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio che vuoi gestire. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra, seleziona la voce con il nome del tuo servizio. Clicca sulla voce File Manager. L'accesso al tuo spazio web è avvenuto. Su WordPress, il file di configurazione presente all'interno della cartella di installazione è il file wp-config.php. I campi che all'interno del file identificano il database sono i seguenti. Su Joomla, il file di configurazione presente all'interno della cartella di installazione è il file configuration.php. I campi che identificano il database sono i seguenti. Su PrestaShop, fino alla versione 1.6, il file di configurazione presente all'interno della cartella config è il file settings.inc.php. I campi che all'interno del file identificano il database sono i seguenti. Dalla versione 1.7, il file di configurazione presente all'interno della cartella app/config/ è il file parameters.php. I campi che all'interno del file identificano il database sono i seguenti. Su Drupal, il file di configurazione presente all'interno della cartella sites/default è il file settings.php. I campi che identificano il database sono i seguenti. Su Moodle, il file di configurazione presente all'interno della cartella di installazione è il file config.php. I campi che all'interno del file identificano il database sono i seguenti. Su Magento, fino alla versione 1.9.x, il file di configurazione presente all'interno della cartella app/etc/ è il file local.xml. Il CMS Magento non è installabile in hosting condiviso dalla versione 2. I campi che all'interno del file identificano il database sono i seguenti. Su OS Commerce, il file di configurazione presente all'interno della cartella di installazione è il file includes/configure.php o admin/includes/configure.php. Il nome della cartella admin può cambiare. I campi che all'interno del file identificano il database sono i seguenti. Su Zencart, il file di configurazione è il file includes/configure.php e admin/includes/configure.php. Il nome della cartella admin può cambiare. I campi che all'interno del file identificano il database sono i seguenti. Ed infine, su OpenCart, il file di configurazione presente all'interno della cartella di installazione è il file config.php. I campi che all'interno del file identificano il database sono i seguenti. In alternativa a quanto mostrato, per conoscere il database associato al dominio, una volta avvenuto l'accesso al pannello di controllo, dal menu di sinistra clicca sulla voce Database e mediante la sezione Database associati al dominio visualizzerai l'elenco dei database SQL Server o MySQL associati amministrativamente al tuo dominio, ovvero ordinati insieme o inclusi nel pacchetto associato al tuo dominio.